L'Avellino non si ritroverà soltanto di fronte un avversario quasi imbattibile, ma anche una cornice di pubblico da brividi. Il Ceravolo per la sfida contro il Catanzaro sarà una bolgia. Sono stati venduti fino a ieri 3.156 biglietti, che aggiunte ai 2.405 abbonati fa salire il conto dei presenti a 5.500 persone. Il dato è destinato ad ancora salire tra oggi e domani, in vista del match in programma sabato pomeriggio alle ore 17.30. I giallorossi sono reduci dalla vittoria schiacciante arrivata nell'ultimo turno di campionato contro la Juve Stabia 1-4. La formazione di Vincenzo Vivarini, nonostante il notevole distacco nel secondo posto, più 12 rispetto al Crotone, non vorrà certo fermarsi qui. Entra nell'ultimo quarto il campionato del Catanzaro, a cui mancano le ultime 9 partite per poter festeggiare quella che sembra una promozione diretta designata, visto i record su record inanellati quest'anno dalla squadra del giallorosso. La prima partita di quest'ultima tranche è contro quell'Avellino che al Partenio fece soffrire il Catanzaro. Finì 2-2 dopo un doppio vantaggio giallorosso, poi arrivò la rimonta degli avellinesi, che anzi forse meritavano anche qualcosa in più. E per la sfida di sabato al Ceravolo, laddove è previsto il tutto esaurito, Vivarini praticamente può fare affidamento sull'intera rosa. In chiave formazione il tecnico di Ari dovrà fare i conti con l'assenza di Martinelli, che si è fermato negli ultimi giorni per un risentimento al polpaccio, dentro Brighenti dopo 2 turni di stop. Dunque sarà 3-5-2 con Fulignati tra i pali, difesa con Brighenti, Fazio e Scognamillo, Situm a destra, Van de Putte a sinistra, triangolo dei centrocampisti con Sonas, Ghioni e Verna davanti alla coppia dei mille record, Iemmello-Biasci.